Ciao ragazze, benvenuti in un nuovo video. Questo video è in collaborazione con Camilla, Camilla Milanesi. È superfluo, però vi lascio giù nell'info box il link al canale di Camilla se per caso qualcuna di voi non la conoscesse, ma è impossibile. Ve ne ho parlato anche in altri video. Infatti, questa collaborazione è nata dal video che ho pubblicato il tag YouTuber delle mie brame. Praticamente non so quale domanda, comunque si parlava di collaborazioni. Con quale YouTuber ti piacerebbe collaborare, robe di questo tipo. E io praticamente ho detto che mi piacerebbe collaborare molto con Camilla perché mi piace molto come sia come persona che come YouTuber, perché è vera, è sincera, è umile, è rimasta insomma la ragazza di un tempo. Non si è per nulla montata la testa nonostante il successo che ha. Mi piace come la pensa, mi piace, io l'adoro, semplicemente l'adoro. E sotto a quel video Camilla praticamente mi ha scritto un commento e ha detto tu sei una cretina perché non mi contatti, ho collaborato con tanti canali perché non dovrei collaborare con il tuo, perché praticamente dicevo io non la voglio contattare perché non voglio che pensa male di me, che la contatto per gli iscritti quando io l'adoro, la stimo che in una maniera impressionante. E quindi eccomi qui a girare questo Face of the Day. In collaborazione con Camilla. Il titolo ho voluto inserire una sua citazione, rock and roll, look rock and roll con Cyber di MAC. Ho scelto proprio questo rossetto perché quando l'ho acquistato. E anche nei vari forum tipo Plaza de Mac, eccetera, eccetera, molte ragazze non sanno come sfoggiarlo, non sanno che ne so, abbinarci un trucco in particolare, proprio perché, come potete vedere, è un rossetto molto, molto particolare, scuro. Io lo reputo abbastanza portabile, cioè non è proprio importabile tipo un rossetto verde, blu, è un prugna molto molto scuro, è un satin, però con l'andare del tempo si mattifica un pochettino e semplicemente io lo adoro. E quindi io e Camilla abbiamo deciso di ricreare due look per, diciamo, darvi qualche spunto per utilizzare questo tipo di rossetto se ce lo avete. Ed è fantastico, raga, io ve lo straconsiglio davvero. Non pensate, questo colore qui mi sta male, non mi sta male. Io sono del parere che bisogna provare, 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 provare. Non bisogna mai precludersi e dire no, quello non mi starà mai bene, no, che schifo, secondo me faccio ridere. Nella maniera più assoluta, io vi consiglio di andare in un centro MAC e farvi provare il Cyber perché è fantastico. Io non faccio testo perché l'ho comprato a scatola chiusa, mi sta bene o non mi sta bene, me ne frega, io lo adoro e me lo compro. Quindi non faccio testo, però davvero vi consiglio di farvelo mettere su per vedere la resa, è davvero fantastico. Adesso non mi voglio perdere in chiacchiere, vi faccio vedere il look che ho deciso di proporvi. Mi sono ispirata ai look americani. Questo è il classico look americano che le americane fanno spesso e abbinano tutti i rossetti particolari. Ci abbinano un po' di tutto, devo dire la verità. Questo qui è il classico trucco passepartout, non sai come truccarti, truccati così. È anche molto molto bello, è stato diciamo un look che ho fatto tantissimo quest'estate quando non sapevo come truccarmi e lo adoro. Davvero, lo adoro, lo adoro, lo adoro, è molto molto semplice da realizzare, davvero non ci vuole nulla. E ci vogliono davvero pochissimi prodotti, po pochissimi colori. E sono colori che ognuna di noi ha nella propria collezione di trucchi. Sono colori nude, infatti, come potete vedere, c'è un panna, un marroncino, un color mattone. Poi, come illuminante, ho voluto mettere vaniglia di MAC, che è fantastico. Adesso vi faccio vedere cosa ho utilizzato per la base. Partiamo dalla base, vi faccio vedere la mia base estiva, che se non sbaglio non ve l'ho ancora fatta vedere, mi ci sono trovata davvero bene per quest'estate qua. Allora, vabbè, inizio col farvi vedere come faccio le mie sopracciglia. Ovviamente mi sono dimenticata, comunque, allora utilizzo
Come primer per le sopracciglia, questo qui di Kiko, l'eye base primer di Kiko. Ho tanti primer occhi, quindi questo qui lo sto sfruttando per le sopracciglia. Ho dimenticato di prendervi il prodotto, comunque questo qui è l'eyeliner per sopracciglia di Wycon nella tonalità caffè, se non erro. Eventualmente vi posso ho qui una foto con questo prodotto. Ho dimenticato di prenderlo, raga, perdonatemi. E poi ho contornato le mie sopracciglia con questi correttori qui della MUA, che non so se li potete ancora trovare, comunque sono il Pro Base, non ve li consiglio proprio, infatti li uso solo per contornare le sopracciglia perché non è che bisogna fare granché, illuminano, insomma, puliscono la zona, la illuminano, non c'è da coprire niente perché come correttori veri e propri fanno schifo veramente, quindi uno già l'ho finito, come potete vedere, sto terminando questo qui perché questo è totalmente inutile, questo rosato qui, osceno, veramente osceno. E quindi questo è per quanto riguarda le sopracciglia. Poi vi faccio vedere la mia base sul viso. Vabbè, dopo aver applicato la mia solita crema idratante, ho applicato questo correttore qui, 24 ore Perfect di Deborah, stick correttore nella tonalità 4, se non erro, sì, la 04, che è abbastanza scuretto, infatti vedete l'ho utilizzato praticamente tutta l'estate, l'ho applicato diciamo solo nella zona occhiaia. E l'ho steso, cioè ho fatto il classico triangolino come fanno le americane. Non so se avete visto su Instagram o su Pinterest il contouring. Praticamente loro che fanno? Fanno un triangolo col correttore, questa zona qui, e poi lo vanno a sfumare sul viso con il pennello. Io ho fatto questo e diciamo ho fatto questo triangolino, l'ho steso per coprire anche l'occhiaio e illuminare la zona, e poi su tutto il viso ci sono andata a mettere su questo prodotto della Collection Professional ed è la Double Face fondotinta cipria 2 in 1 nella tonalità 2 beige, che è abbastanza scuretta. Dalla webcam sembra chiara, ma in realtà è tipo un marroncino, cioè proprio il colore della mia abbronzatura quest'anno, che è misera proprio, un'abbronzatura misera. E comunque questo prodotto qui mi ci sto trovando davvero bene perché nonostante è un prodotto in polvere, non mi fa le crepe in faccia e dura tantissimo. Non lo fisso assolutamente con nulla, mi ha stupito tantissimo questo prodotto qua. Il mio amato, vi faccio vedere come premere occhi, il mio amato I Love Stage di Essence, semplicissimo. E poi per quanto riguarda gli ombretti, allora vi faccio vedere, allora, dalla palettina di BH Cosmetics, Lit Judy Time, ho preso questo colore qui chiaro e lo sono andata a mettere su tutta la palpebra, molto molto lieve, giusto così per uniformare e per fissare il primer. Poi sono andata a prendere il mio sample di vanilla, del pigmento vanilla di MAC, e l'ho messo sull'arcata sopraccigliare, vedete? E l'ho fatto, insomma, sull'arcata sopraccigliare, e l'ho spostato anche qui. L'ho messo anche un pochettino qui per illuminare proprio l'arcata, tutta l'arcata, come potete vedere. Poi, dalla palettina di Paola P, sono andata a prendere Gange, che è questo colore qui. E sono andata a metterlo nella piega dell'occhio e lo sono andata a sfumare. Vedete? L'ho sfumato verso l'alto, questo colore qui. Davvero molto molto semplice come trucco. Cioè, ci sono davvero due o tre colori, ma proprio basilari. E quindi sono andata a sfumare questo colore verso l'alto. Per intensificare questa zona qui, la parte esterna dell'occhio, sono andata a mettere Marajà, che è questo colore qui, sempre dalla palette di Paola P, che è un marrone freddo matte. Anche Gange è un mattone matte. E poi per smorzare, diciamo, lo sfumone, per non fare il contrasto chiaro-scuro,
Sono andata a riprendere la palettina It's Duty Time e ho preso questo colorino qui che è un nocciola e sono andata a mettere in questa zona qui per creare uno sfumone graduale, non fare quello stacco netto che a me non piace. E quindi sono andata a fare questa sfumatura qui. Davvero molto molto semplice. Poi ho fatto la linea di eyeliner. Io l'ho fatta tipo doppia così, poi potete farla come più vi piace. Io mi ci trovo a farla proprio come le americane, bella doppia intensa. Poi, dopo ciò, questo è uno step facoltativo, sono andata a prendere una di queste ciglia finte qua, l'ho tagliata a metà e sono andata ad applicarla solo alla fine dell'occhio. Vedete? Per creare questo, non lo so, questo effetto bambolina. A me piace molto, poi non lo so, c'è chi preferisce applicare tutta la ciglia finta, chi metà, a me dipende come sto con la testa. E ho deciso di fare di applicarla solo alla fine, perché vedete, fa questa puntina all'insù, non lo so, mi fa tanto bambolina, mi piace tanto. E poi che dire, ho ripreso Vanilla e sono andata a metterlo qui vicino al condotto lacrimale. Vedete? Mi sono scordata di dire questo. E poi come mascara ho utilizzato questo qui, questo di Estée Lauder, che mi è arrivato con l'ordine che ho fatto da Estée Lauder, quella promo col rossettino a 5 euro e 4 campioncini in omaggio, che purtroppo è terminata. Comunque, raga, è fantastico questo mascara, è davvero fantastico. Mi voglio informare sul prezzo perché è davvero ottimo. È un mascara volumizzante e allungante e fa delle ciglia davvero wow. Infatti, sotto vedete che sembrano finte, è questo mascara qui, è davvero qualcosa di fantasmagorico. Nella riva interna ho applicato una matita della Collection Professional, fa parte della matita occhi Butter 12 ed è il nuovo colore Butter, che è un burro. Vedete? Molto molto resistenti e molto molto morbide queste matite della Collection Professional. Per chi non conoscesse questi prodotti, vi lascio giù nell'info box il link dove vi parlo della Collection Professional, che è un'azienda super super low cost e i prodotti sono davvero molto molto validi. Poi sulle labbra, sempre inerente per parlarvi sempre della Collection, ho applicato questa matitina qui perché praticamente quando ho acquistato Cyber la commessa di MAC mi ha detto: secondo me per questo tipo di rossetto dovresti abbinare una matita particolare perché comunque è un colore particolare, non puoi permetterti di farlo sbavare, eccetera, eccetera, giustamente. E mi ha fatto vedere due matite che loro abbinano con Cyber. Io ho praticamente lo stesso colore di quelle matite che mi ha proposto la commessa, però della Collection, ed è, vi dico subito, della linea matita labbra lip liner la 20 Magnetite Purple. Ed è, allora, vedete, un viola molto molto scuro. E si abbina perfettamente con Cyber. Io lo applico solo, faccio solo il contorno labbra, però con la matitina qui perché, con questa matitina qui perché non voglio alterare il colore del rossetto e quindi faccio soltanto il contorno labbra che comunque vi permette di applicare il rossetto in maniera più precisa. E poi, vabbè, come protagonista ovviamente lui, Cyber. Ed è un satin ed è stupendo, io lo adoro. Questo è il colore. Davvero fantastico e duraturo come tutti i rossetti MAC. E poi, come contouring, ho voluto fare un contouring in crema e ho applicato questo Studio Sculpt Concealer di MAC nella tonalità NV40, che è molto molto scura, vedete? E ho fatto il contouring in crema. E come illuminante sono andata a mettere
questo qui della P2, che fa parte della linea Perfect Face Soft Focus Highlighter. C'ha la spugnettina, è fatto tipo in stick, vedete? E questo qui purtroppo è disponibile solo in Germania, quindi se avete qualche amico, qualche parente in Germania potete farvelo comprare insomma da loro. Io personalmente ce l'ho non perché ho qualcuno in Germania, ma perché andando al Cosmoprof, come già vi ho detto quando mi avete chiesto informazioni sui prodotti della P2, mi hanno dato una pochette con vari prodotti loro, i loro must, diciamo, e quindi ho questo prodotto semplicemente per questo, non per altro. E come blush sono andata ad utilizzare un blushino molto semplice, luminoso, con tonalità rosa, lo 020 Petal, è un rosino molto molto semplice con dei riflessi oro. Anche perché con questo rossetto qua non possiamo proprio esagerare tantissimo. Quindi mi sono mantenuta su un colore che dalla webcam sembra bianco, in realtà è questo rosa malva, molto 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 lieve. E questo è quanto, ragazze. Come primer labbra, io sto andando alla cazzo de cane, come si dice, quello che mi capita sotto mano prendo. Ho usato questo primer qui della Studio Makeup, che è sia un primer occhi che un primer labbra. Questa è anche un'azienda che è difficile, insomma, reperire in Italia, perché l'ho presa sempre in fiera al Cosmoprof, però ci sono tanti primer labbra, la fa la Kiko, la fa la Wycon, insomma, lo trovate, qualsiasi primer labbra avete va benissimo. Prima di applicare la matita ho applicato questo e poi dopo la matita ho applicato il rossetto, cioè è inutile che ve lo dico, vabbè. Comunque, per essere più precise, per quanto riguarda la colla per ciglia finte, se vi può interessare, vi faccio vedere la mia, che è questa qui della Peggy Sage, che è fantastica, costa niente proprio, costa tipo 3 euro ed è fantasmagorica, davvero. State certe che le ciglia finte si tengono su tutta tutta la serata e non rischiate di trovarvela staccata in vari punti, è davvero wow. E niente ragazze, questo è quanto. Io ringrazio Camilla per questa collaborazione, infatti sono un po' emozionata, non lo nego perché davvero ho una stima per Camilla che non potete capire, l'adoro, poi ha fatto l'ultimo video su per quanto riguarda gli animali. Io che adoro gli animali, in particolare i cani, e mi è piaciuto molto l'argomento che ha trattato, è stata l'unica secondo me qui su YouTube a trattare un argomento simile, quindi dai, Camilla, continua così, io ti adoro. E nulla, ragazzi, io vi mando un bacione fortissimo. Spero di avervi fatto capire qualche cosa. Mi rendo conto che parlavo alcune cose, alcuni termini non sono proprio tecnici per quanto riguarda il make-up, però spero di essermi fatta capire. Niente, ci vediamo prestissimo nel prossimo video, ragazze. Ciao!